Sono Agostini Anna Maria di Terlago, sono nata a Terlago e abito a Favellini da 49 anni. La mia infanzia è stata, direi, abbastanza. Ecco, eravamo una famiglia numerosa, allora c'era un bel diverso. Sono stata 3 anni alla scuola materna, gestita dalle suore. Ecco, l'unica cosa che non mi piaceva era quando si mettevano a dormire il pomeriggio con le braccia sul tavolo e se non si dormiva si coprivano con le mandile. Mangiare era sempre quello, il minestrone alle 11 arrivava la suora col pentolone, un maestro di minestrone di fagioli, penso addirittura. Ecco, qualche volta del formaggio donato dal popolo americano, era quel formaggio giallo, sono gli spicchi. Ecco, avevamo l'aula di lavoro, diciamo, di scuola, al mattino facevamo l'album con dei disegni, le casette con la carta, quella di lucida, ci insegnavano, era brava la maestra. E dopo ho iniziato la scuola elementare. Eravamo anche noi classe mista. Allora l'asilo era proprio in piazza di Terlago, invece la scuola elementare era una piazza sotto, si chiamava Piazza Torchio. Ecco, e anche lì appunto c'era una signora che accendeva queste stufe al mattino presto e poi si stava tutto il giorno lì. Non era tanto caldo, perché anche poi non è che avevamo piumini e cose varie come adesso, forse una maglia, non so, le calze. Ecco. Però le maestre mi sono sempre trovata bene. La maestra, quella che faceva economia domestica, ci insegnava a cucire. Ecco, invece ai bambini insegnavano il traforo, insomma, un po' di manualità del maestro. Al mattino, quando si arrivava a scuola, la maestra ci faceva la pulizia, guardava se eravamo puliti. Allora, mani, avanti e dietro, orecchie, ecco. Se eravamo sporchi, ci segnava sul quaderno che il giorno dopo dovevamo andare puliti a scuola. Poi cominciava il pulire, appunto, anche i gessetti e le cose che tiravano. Ecco, solo io non ho visto adoperare il metro sulle mani, questo non l'ho mai visto. Ecco, e poi al mese di ottobre, il mese di maggio, i bambini di quinta elementare avevano l'esonero il pomeriggio per andare a aiutare i genitori in campagna. Mi chiamo Liliana Bolognani, sono nata a Vico Cavedine l'8 giugno del 1946. Ho frequentato l'asilo, che però non era una scuola materna, diciamo, regolamentata da istituzioni vere e proprie, ma era condotta da una signorina che forse aveva qualche tipo di preparazione, ma non diplomi, che ci raccoglieva per alcune ore al giorno, cioè la giornata non era completa, non era intera. E praticamente l'attività era fatta esclusivamente di gioco, oppure ci raccontava delle storie che noi ascoltavamo molto volentieri. Poi c'era l'orario del riposo, che era abbastanza prolungato, e a noi dava noia stare col capo chino sul banco per tanto tempo. Ci consolava solamente il confetto alla menta che trovavamo al momento del risveglio. Invece la scuola elementare a Vico Cavedine era abbastanza frequentata, i bambini erano parecchi, insomma, gli insegnanti erano 3, 2 maestre e un maestro. E se ricordo bene, erano abbinate in questo modo, prima, seconda, terza, quarta e quinta, sempre assegnata al maestro maschio. L'edificio era spazioso, cioè le aule erano molto ben illuminate, grandi,
si trovava in Via Nuova, dove è tuttora, è stato parzialmente ristrutturato, però i bambini non ci sono più. I bambini vengono trasportati e frequentano qui a Cavedine. I ricordi più nitidi di quel periodo erano che appunto l'inizio mio della scuola elementare non è stato molto entusiasmante, perché sapevo che la mia insegnante sarebbe stata la mia mamma. Solo il maestro era una persona più paziosa, più tranquillo, e soprattutto con le bambine, cioè era un galantuomo, fra virgolette, un gentiluomo. Era un gentiluomo, mentre con i maschi ogni tanto, ecco, si lasciava andare a tirare cancellini e cessetti, perché effettivamente non si comportavano bene. Ricordo che qualche volta riuscivano, siccome l'aula del maestro era pian terreno, ad aprire le finestre e le scavalcavano durante la ricreazione e andavano nella campagna circostante a giocare. I giochi a scuola erano, per i maschi, rincorrersi, il nascondino, se ricordo bene, le bambine disegnavano sul pavimento del cortile la settimana, oppure giocavano alla corda. L'orario era diviso tra mattina e pomeriggio, dalle 8 e mezzo alle 11 e mezzo e al pomeriggio dalle 2 alle 4. L'intervallo era abbastanza lungo. Io ricordo che durante l'intervallo, appunto, fra i momenti della lezione, riuscivo ad andare nelle campagne circostanti a casa mia, raccogliere fiori, e, insomma, era un bel intervallo rilassante di sicuro, perché era anche lungo. Il giovedì era vacanza, il giorno di vacanza, il sabato si andava. Le attività erano principalmente matematica, italiano, la lavagna era la tipica lavagna nera col cancellino in gesso, i banchi erano di legno, col calamaio di vetro che conteneva l'inchiostro, le penne erano le asticciole col pennino che ogni tanto si spuntava e faceva delle grosse macchie. Il materiale era portato da casa, cioè quaderni e colori e matite. Il riscaldamento era tramite stufe di mattoni e la legna veniva portata nelle varie classi tutte le mattine da un signore incaricato a fare questo compito, per cui quando si arrivava il fuoco era già acceso ed era abbastanza caldo. Ricordo in particolare la struttura della stufa, che aveva degli spazi vuoti tra uno e l'altro, tanto che mi ricordo che si poteva mettere la tazza del caffè o del tè sopra a riscaldare. L'ho visto fare le maestre. Mi chiamo Tullio, sono nato a Cavedine il 20 settembre del 57. Io ho sempre vissuto a Cavedine, ho fatto l'asilo a Cavedine e ho frequentato le scuole a Cavedine. L'asilo per noi era una sala dell'oratorio, su vicino alla chiesa, dove c'era una persona chiamata, la chiamavamo Monichella, non so se era una maestra, se era una mezza suora, non lo so, dove ci teneva raggruppati tutto il giorno a fare dei giochi. Non è che insegnamento ce n'era tanto a quel tempo, perché già alle scuole iniziavamo con le asticelle, per cui siamo entrati nella scuola che i numeri non si sapeva neanche cos'erano. Poi, facendo la scuola, frequentata a Cavedine, chiaramente, che praticamente è dove è adesso, vicino al municipio, e con classi singole, cioè prima, seconda, terza e così via, con parecchi alunni per classe. Noi eravamo 23-24
ho fatto le prime tre anni con una maestra che la chiamavamo la Cici, e dove io ero praticamente suo pupillo, diciamo, mi voleva bene, non prendevo mai note da questa maestra, chiaramente ero bravo, anche ero bravo per lei, non effettivo, ma comunque ero bravo, perché andavo a fare non solo la spesa, facevo le commissioni che serviva alla maestra, per cui tutto bene fino alla terza, poi ho cambiato maestro, in quarta avevo un maestro e ho frequentato questa quarta elementare fino a gennaio a Cavedine. Poi per motivi familiari mi hanno portato in un collegio in Bondone, a Candriai, nel Sacro Cuore. Lassù chiaramente, secondo me, non era più una scuola, ma bensì, non so come chiamarlo, definirlo lager è un po' troppo, però era molto primitivo. Io sono arrivato su, come dico, il mercoledì, verso il 15 di gennaio. Già il venerdì la maestra e, diciamo, quello che dirigeva l'istituto era un prete, e in questi tre giorni chiaramente loro mi hanno chiesto di dover recuperare tutto il periodo fatto fino allora lassù, in tre giorni, perché io non ci sono riuscito, a parte che anche quando mi costringono io non faccio nulla, comunque lo stesso, e mi sono stato punito per ben tre mattine affilate in ginocchio sul corridoio in mezzo a tutte le altre camerate, perché erano camerate tipo militari, e in ginocchio, che tutti potessero vedere il malfattore che c'era in mezzo al corridoio. Ma comunque, passato quel periodo lì, alla fine mi hanno bocciato e sono tornato a Cavedine a terminare la quarta e la quinta alle scuole dove ero prima, cambiando maestro chiaramente, ho trovato un maestro che era, non dico chi è, aveva dei modi un po' strani per portare avanti la scuola, dove chi non stava attento chiaramente si prendeva il cancelletto inzuppato di gesso che cancellava le lavagne indosso, e ti prendevi quelle legnate in testa, ok? Arrivavi a Casa Bianco che sembrava di essere andato a lavorare in una calcinaia. Poi aveva anche il modo di fare, che aveva un metro a stecco rigido, ma un 3x2, non mica faceva mettere le mani e arrivava a casa con l'unghia nera. Per cui vabbè, a scuola a quei tempi era così, anzi, se si prendeva una nota non è che potevi andare a casa e dire guarda che ho preso la nota, perché oltre la nota ti prendevi anche qualche schiaffone dai tuoi genitori. Allora, mi chiamo Bernarda Raffaella, sono nata a maggio del 57 a Trento e vivo a Busino, e all'asilo andavo a Vico Cavedine perché a Busino non c'era solo una scuola elementare.
E mi ricordo poco del periodo dell'asilo, però so che mi ricordo che quando la mia mamma mi portava a piedi, perché non c'era, c'erano i pulmini, e io piangevo tutta la strada su e non volevo andare, mi ricordo, poi dopo ci andavo e mi ricordo appunto che non odiavo quando mi mettevano a dormire, proprio non volevo. Però abbiamo fatto i cicli 3 anni e mi ricordo che c'era una suora che era bravissima perché era gestita dalle suore e si chiamava Suora Diletta, mi ricordo. E ci insegnava anche, poi dopo, quando sono diventata grande, c'era ancora questa Suora Diletta e si andava a fare, nel periodo estivo, si facevano i ricami, allora si andava e ci insegnava a ricamare, insomma, a fare le cose, questa Suora Diletta. Poi la scuola elementare l'abbiamo fatta a Frosino, che attualmente adesso è la scuola a casa sociale a Frosino. E lì c'erano le pulù di classi, allora la prima, la seconda, e poi c'era la terza, la quarta, la quinta. E la prima eravamo 4, poi c'era la seconda che erano 5 femmine, e mi ricordo ancora la maestra. Il primo anno non c'erano numeri, non c'erano lettere, mi ricordo tante aste, questi quaderni con le aste, e il pennino che si spuntava continuamente, la maestra che ci batteva sulle mani, perché piccolina, 6 anni, con queste macchie sui quaderni, con la carta assorbente, dovevamo... Ma certo, rimanevano poi le macchie, no? Sul quaderno, e allora ci metteva in castigo dietro la lavagna. E poi siamo arrivati in terza, che c'era la terza, la quarta, la quinta. E lì avevamo un maestro. No, non era quello, era uno dei nostri. Era un manesco, che non vi dico. Aveva sempre un mazzo di chiavi, sempre portato di mano sulla cattedra. E racconto un aneddoto tanto per dire, no? Adesso sono trattati i bambini che qua hai toccati una volta appunto lì. E il maestro dice: adesso dovete fare i compiti e state zitti, mi raccomando. La ragazza dietro, la bambina, mi chiama e io, non volendo, mi giro così e sento che parte mi sfiora il mazzo di chiavi. Io prendo le chiavi da terra, gliele porto, gliele metto sulla cattedra e lui mi dà uno schiaffo. Avevo 10 anni, dico vado a dirlo alla mia mamma. E lui cosa ha fatto? Mi ha preso per un braccio, a calci nel sedere, mi ha accompagnato sulla porta della scuola e mi dice adesso vai a dirlo alla tua mamma. Sono arrivata a casa, dallo stress che avevo, ero talmente agitata che mi sono fatta la pipì addosso, sono arrivata a casa e c'era la mia mamma lì sulla porta d'entrata e dice cosa c'è? E dico il maestro mi ha picchiato, si vede che te le sei meritate. E allora cosa ho fatto? Sono stata a casa, però voglio dire, ma questo qua, poi dopo il mio papà è andato fuori e gliel'ha cantata a questo maestro. Avevamo le prime classiche, però non si riusciva a imparare niente, perché la terza, quando faceva i compiti, il maestro insegnava alla quarta e alla quinta, e allora venivamo continuamente disturbati, non si poteva imparare, no? Però queste erano le classi. E poi adesso non mi ricordo se facevamo la mensa, ma no, non c'era la mensa da noi, c'era prima, poi dopo la lasciata. Le stufe a legna, non c'erano le stufe a legna, c'era una stufa a carbone, mi ricordo queste masse di carbone che c'erano dentro c'era un magazzino sotto, questa massa di carbone, e andavano a carbone. Poi facevamo dalle 8 la mattina e qualche volta mi ricordo che si andava a messa prima, ci mandavano messa, ecco, erano quel periodo che ormai si incominciava a... C'erano le mie sorelle che quelle andavano sempre a messa la mattina, invece noi già cominciavamo ad andare meno, si andava meno, però qualche volta si andava a messa e dopo alle 8 si andava a scuola fino a mezzogiorno, poi si veniva a casa e si mangiava, poi alle 2 si andava ancora fino alle 4:30. E il sabato mi sembra se si andava a messa, a scuola, non mi ricordo. Comunque,
comunque poi c'era la ricreazione, si andava a fare la ricreazione, c'era chi saltava la corda, chi giocava a mosca cieca, le belle statuine, mi ricordo, e poi non mi ricordo altro, si giocava con i sassi per terra, addirittura c'erano i giochi con le ossa delle pesche, che si giocava, adesso non mi ricordo, le tiravamo su e poi ci dovevamo prenderle in mano, mi ricordo quelle ore che si giocava con le ossa di pesche. Mi chiamo Irene Gelmi, sono nata 22449 a Pietramulata, sotto il comune di Dro. Ecco, della scuola non mi ricordo, non ho bei ricordi. L'asilo l'ho fatto perché del 49 è il primo anno che facevano asilo le suore a Pietramulata, del 49. Ecco, e dopo le elementari, neanche quelle mi ricordo pochissimo, perché non mi piacevano, perché non mi piaceva la scuola. Comunque ho fatto c'era la settima e l'ottava da noi. La quinta e dopo tre classi, sesta, settima e l'ottava. L'ottava l'ho saltata perché avevo la mamma che non stava bene e mi ha dato l'esonero. Se no ho fatto fino alla settima, insomma, ecco. La scuola era lì in paese, è rimasta dove era perché l'ha ristrutturata. E che mi ricordo bene della scuola, che quando andavamo a scuola la mattina c'era quella che avevamo già la mensa noi, e faceva anche la bidella questa signora, e ci davano l'olio di merluzzo, un bottiglione così, tutti con lo stesso cucchiaio, prendeva lei, prendevo io, prendevano loro, no? E tutte le mattine c'era questo olio di merluzzo per tutti i bambini, e ce n'era uno che tutte le volte lo rimetteva, e tutte le volte glielo davano, non è che proprio pensavano questo bambino non l'avesse. Dopo avevamo un maestro anche noi in quinta, come diceva lui, quel metro lì, quello lì di legno grosso così, e lo dava sulle mani ai ragazzini che non ubbidivano. L'anno dopo è venuto un altro maestro, che era il tempo che facevano Scooby-Doo, ricordate quello lì, era grosso così e te lo dava sulle orecchie. Se parlavi un po' era sempre lì e i bambini avevano quasi tutti le orecchie rosse. Erano punizioni rivolte ai maschi, non alle femmine? Sì, io i bambini, perché facevano casino, no? E le bambine no, ma i bambini sulle orecchie se le prendevano. Infatti c'era una maestra che, adesso anche qui l'anziana, perché ho 73 anni io, e ha preso un bambino per l'orecchio e l'ha quasi staccato, perché l'ha alzato per l'orecchio. E so che l'hanno portato a medicare da sta signora che teneva la mensa e aveva lì l'alcol e il cotone per una cosa che se fosse il giorno dopo non so cosa succederebbe, ecco. Purtroppo, sì. E dopo io i castighi, perché ero più un ragazzo che una ragazza, perché non mi piaceva. E quando portavo il castigo a casa, la maestra diceva che mi ero dimenticata 100 volte, dopo 200 volte, dopo la mia mamma mi attaccava altre 100. Ecco, e un giorno, siccome abitavo vicino alla scuola, c'è un ponte sul fiume Sacca, e dovevo portare il castigo alla maestra. E non l'avevo fatto. Allora era una giornata ventosa così, e ho raccontato alla maestra che avevo in mano il castigo, e è venuto il vento, me l'ha portato via. Allora altre 300 volte. Comunque erano severi, i genitori erano severi, non si poteva lamentarsi, e al giorno d'oggi non è così. E il maestro che aveva per l'anno è ancora vivo, e anche qui in zona, mi ha fatto fare fra il sabato e il lunedì 500 volte, farò la prova la moltiplicazione per 500 volte. Mi mettevano il castigo dietro la lavagna e mettevano i grani del mais e dovevano rimanere lì magari per ore inginocchiati sul mais e le mani sempre gonfie perché usavano una verga. E li picchiavano così e poi non dovevano dire niente perché se andavano a casa
dicevano ma le prendevano ancora. Sono Michela Fidorigatti Luisa, sono nata il 18/1/49. Allora, io non ricordo di aver fatto la scuola materna, ho fatto le elementari. Le elementari io le ho fatte, sono sempre stata ben vista dai maestri che ho avuto, perché c'era una maestra che era veramente, ero la sua pupilla, e un giorno ho avuto l'influenza, sono stata a casa da scuola e i miei compagni, ho detto portatemi la cartella a casa, cosa hanno fatto? Sono andati su alla Madonna, mi hanno strappato tutti i libri e tutti i quaderni, di modo che quella è stata la punizione. Poi dopo si faceva l'ora di ricreazione e si giocava alla corda, al quadrato che si buttava il gessetto o quello che era, e a libera, a nascondersi, e tutti questi giochi. Poi dopo c'era la refezione. Io sono sempre stata magra, non come adesso, e di conseguenza mio papà le aveva chiesto a quel famoso maestro se potevo andare a fare la refezione, perché allora era chiamata la refezione. Mm. Le ha detto che non è un albergo, le ha detto se la prendete pagando o vi do legna o patate o quello che è, purché mangi, insomma, perché non mangiavo. Insomma, dopo la fine mi hanno presa e va bene, c'era una che era brava di far da mangiare, si chiamava Alice, e insomma, del Pierino, era bravissima e insomma mangiavo perché lo faceva lei, forse non mangiavo quello che faceva mia mamma, ecco. E dopo si faceva l'ora di lavoro nella scuola e io ero sempre quella che avviavo i lavori. La maestra, detta Cici, che parlavano prima, ero anche quella che ero in pancia, questa donna, che mi diceva, dai, te che sei brava, avvia il lavoro quella lì, insegnaci a fare quella là, metti a posto quella lì. E io ero sempre quella che andavo a raccoppare, a mettere tutte le cose e avviare i lavori degli altri. Ecco, dopo alla prima comunione mi ricordo che facevano la cioccolata calda con il latte, e con un pane dolce che facevano. E dopo non ho altri ricordi, diciamo studiare poco perché non mi piaceva studiare, ecco, tanto più che il maestro che c'era diceva quando dopo sono diventata grande, che sono arrivata, che mi sono sposata, e che diceva io non capisco, è bravissima, adesso fa tutte le sue cose, non ha mai voluto studiare, era una testona, castighi a non finire. Leggerò 100 volte quel brano, farò 100 volte quelle caseline. Un disastro, ecco. E tutte le mattine, immancabilmente, passavano, prima di tutto si entrava in classe, facevano l'appello, poi dopo di aver fatto l'appello si diceva le preghiere, poi dopo ci si sedeva e metteva le mani sul banco, unghie e orecchie, passava e ti tirava l'orecchio così a guardare se era pulito, le unghie se erano nere o se erano bianche, di qua e di là, e se no col metro sbacchettate. Noi invece alle medie, perché le medie erano qui a Cavedine, non c'erano elementari e basta, lì a Rosino.
E mi ricordo che non c'erano i libri che ci sono adesso di storia, di italiano, avevamo il sussidiario, che c'era sì, il libro anche di matematica e così. E invece che avere lo zaino, avevamo un elastico che si chiudeva, mettevamo dentro i libri, si chiudeva e si andava a piedi anche l'inverno sotto la neve. Quanti geloni, perché c'era un paio di scarpe, avevamo anche alle elementari, avevamo il grembiule, però mi ricordo mia mamma che avevamo, non portavamo mai pantaloni, sempre vestiti con le calze. E la mamma mi ricordo che lavava il vestito la sera per la mattina, perché ce n'era uno, non è che c'era come adesso che si cambiavano tutti i giorni. E mi ricordo che avevamo la cappa dentro una cucina e lì metteva a stendere il vestito. Ma neanche le lavatrici non c'erano. Perché c'erano delle grandi, avevamo qua delle fontane che erano bellissime, sì. Dopo l'hanno abbattute, erano coperte e c'era la vaschetta, la vasca bella grandina dove c'era l'acqua corrente pulita, poi c'era la vasca dove si lavava e quella in fondo per risacquare, no, quella per fare il tuo sporco, cioè, sì, 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 era. Noi eravamo già prima per l'ago, passa la roccia, no? E come era? Sto chi che ti buttavi giù la roba sporca, pure adesso che lavavi, però le aperte, che lui diceva a mamma, ma io tenevo il posto. E lui le era filato che avevi tutte le robe del paese. E per economia domestica, per il cucito, ci ha portato un pezzo per ciascuno, pagato dopo la dargli dalla mamma, no? Un pezzo a quadrettini bianchi e rossi. E ci ha insegnato a raggruppare. Proprio era quadrato un metro, proprio io avevo una zia che era stata in collegio e lei faceva veramente il rammendo, le portavano i vestiti nuovi, magari di un negozio che erano difettosi, a metterli a posto, ma era bravissima la zia Vittoria. Ci prendevano fuori i fili dal pezzetto, sì, e sì. Dovevamo rammendare, sì. Avanti e indietro finché si faceva la trama. C'era la maestra Lina che ci insegnava a fare i ricami. All'elementare che non mi ricordo di aver fatto economia domestica, però alle medie si faceva, c'era proprio la materia di economia domestica. E cosa vi insegnavano? A ricamare, facevamo i ricami, cucire, lavorare a maglia, quelle cose lì, ma elementari non, almeno noi non facevamo. Sì, sì, alle elementari. Poi d'estate, le scuole dell'asilo, andavamo tutti i giorni e ci insegnavano a ricamare.